la seconda parte di premiazioni e riconoscimenti. Intanto un ringraziamento naturalmente anche allo staff del Parco Congressi che anche quest'anno ospita questo Natale Giorno Blu, un ringraziamento anche allo staff tecnico che del Parma e rappresentante della dirigenza crociata che ci hanno onorato della loro presenza qui in questa festa, in questo Natale Giorno Blu 2011. E adesso vedete con un po' di microfoni, ma ci sono esigenze anche televisive. Allora, iniziamo una seconda fase di premiazioni e di riconoscimenti. Ho qui a fianco a me sempre Angelo Manfredini, dietro i consiglieri, e un riconoscimento che il centro di coordinamento vuole consegnare anche per il rapporto che si è instaurato da subito con la società. È un riconoscimento, un ospite graditissimo sempre naturalmente a queste serate, che è il presidente del Parma Calcio, Tommaso Girardi. Allora, presidente, una serata con tantissimi tifosi, tifosi che sono poi un po' quelli in prima linea, diciamo, sul fronte, molto spesso anche in trasferta e un po' nel sostegno alla squadra. E innanzitutto voglio salutare tutti gli intervenuti, un ringraziamento particolare ad Angelo che è presidente trentennale di questo grande centro di coordinamento. Cosa dire, poche parole, perché ogni anno rinnovo sempre gli stessi argomenti, però siete veramente un gruppo eccezionale, vi faccio i complimenti perché non solo vi riunite in queste occasioni per mangiare, bere, ma soprattutto siete sempre uniti sul volontariato, sul supporto alla società, il supporto allo stadio, e perciò fate un lavoro che veramente è molto prezioso per la nostra società e per la comunità di Parma. Dunque siete un esempio positivo di civiltà, di educazione, di passione, e credo che questi siano valori che al giorno d'oggi siano sempre più rari e sia sempre più importante elogiarvi e rendervi merito di tutto questo che fate. Perciò tanti complimenti e tanti auguri per i vostri 30 anni. La società ha rivista anche qualche piccolo riconoscimento, anche qualche piccola sorpresa dedicata ai tifosi, e che così proprio come riconoscimento soprattutto a chi magari adesso in questi tempi con le televisioni, con gli orari che vanno in serale, a volte posticipi, anticipi eccetera, ci sono anche, avete pensato anche qualcosa anche per loro? Ma no, ci è venuta un'idea in questi giorni, dopo questi calendari folli che la Lega sta ogni domenica, ogni mercoledì sta partorendo con follia pura, perché abbiamo visto l'ultima partita con il Palermo doverla giocare, ecco, vista è una parola grossa, doverla giocare alla sera alle 9 e vedere una partita in Sicilia giocata alle 10:30, che è veramente una follia. Allora un po' per provocazione, un po' per dare un piccolo segnale, un po' per dare un piccolo sostegno a tutti quei tifosi che vengono a vedere le partite, quando in occasione della partita del 21 con il Catania abbiamo pensato di fare delle cuffie, delle berrette, chiamiamole come volete, ma giallo fosforescente, da regalare a tutti i tifosi, perciò ne abbiamo fatte fare adesso già 10.000 e vogliamo regalarle a tutti i tifosi per dare un segnale di calore, per proteggerci un po' e magari per far capire anche anche questo credo un segnale importante. E ecco, chiaro, noi del consiglio direttivo che consegna a nome del centro di coordinamento di Parma Club così questo omaggio, 30 anni insieme alla società Parma Football Club, 30 anni insieme per nuovi ed importanti traguardi, il centro di coordinamento Parma Club. Poi c'è anche un omaggio florale per chi accompagna ormai stabilmente anche il nostro presidente in queste serate, in queste appuntamenti di tifosi. Angelo, un pensiero che il centro di coordinamento ha voluto fare, così anche per ingentilire naturalmente la serata. Sì, un pensiero a Francesca, un omaggio floreale che
Mariano, e poi arriverà anche l'omaggio al Corale che viene, ecco qua, arriva da qua a fianco, ecco qua, Angelo Mantradini, Francesco, un riconoscimento e un ringraziamento anche per la sua presenza qui questa sera con noi. Attenzione, porta questa gara, sì, intanto viene, questo lì ci sono altri riconoscimenti, perché anche la, oltre ad altri riconoscimenti che consegna Angelo Mantradini, presidente, cioè un orologio e il libro dei 30 anni di storia centro di cose, anche poi avremo anche un riconoscimento della società al centro di cose. Ecco qua intanto la foto con il premio per riconoscimento, il libro dei 30 anni insieme, 1981-2011, storia del centro di cose, e un orologio per il presidente. Il giallo delle cuffie è in tono con il colore orologio, perciò ci siamo messi d'accordo e abbiamo fatto lo stesso colore. Sì, grazie, infatti il colore giallo non lo so, cioè, presidente, quindi davvero un abbinamento perfetto. E poi c'è, se non sbaglio la presidenza, anche un riconoscimento da parte della società che viene consegnato ad Angelo Manfredini, ma ugualmente al centro di coordinamento del Parma Club, grazie per questi 30 anni passati al nostro fianco, Tommaso Carlo, Parma Football Club. Della vicinanza, per la vicinanza, per l'affetto e il sostegno che i tifosi del Parma stanno dando alla squadra e che intanto già prima di Natale con due appuntamenti casalinghi speriamo garantiscano, perché sono importanti per festeggiare il Parma di Natale. Non ne parliamo, ma comunque ricordiamo che insomma domenica e mercoledì prossimo c'è la Tardine, e quindi dobbiamo... Attenzione, qua è un quanto siamo qua, e qua anche il Parma del Cigliare Giallo Blu, proprio uno dei nuovi anni. Legnano ha già ospitato anche il posto di trasferta, il posto di trasferta di Milano, e tante volte già presenti, quindi è importante che sia nuovo, nato fuori provincia, quindi per questo ancora più impoccabile. È una serata di festa, quindi una serata di milioni di riconoscimenti, noi quindi andiamo ancora avanti, perché ci sono, c'è anche un altro ospite della